L'appello dell'arcivescovo di Chieti, Bruno Forte, alla politica, basta contrapposizioni sulle morti bianche, la Sabino, esplodenti, cambierà produzione. Pizzone 2, l'abate di Monte Cassino scrive a Mattarella no alla centrale. Da Mario e da Nuntis nuovi finanziamenti per l'aeroporto d'Abruzzo. Preparavano le dosi di droga in casa, 19enne e 16enne di Pescara arrestati, il più grande ha cercato di depistare i poliziotti portandoli a casa della nonna. A Chieti 10.000 giovani per la notte dei ricercatori, concerti, visite guidate e dimostrazioni scientifiche al campus dell'Università d'Annunzio, l'Unimol proroga al 16 ottobre la scadenza per immatricolazioni e iscrizioni. Macchia di vino, 9 i vini premiati con l'Ercole Sannita, grande successo per la manifestazione in corso a Macchia di Isernia. Infine lo sport, il calcio di Lega Pro. Pescara senza Pellacani e Franchini, Zeman, temo il Gubbio perché cambia sempre modulo, servono continuità e velocità. Serie D, 2500 tifosi all'Avicor Stadium per Campobasso L'Aquila. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione, edizione serale del nostro notiziario, edizione serale che si apre con l'appello alla politica dell'arcivescovo di Chieti che dice basta contrapposizioni sulle morti bianche. Bruno Forte dice che la Sabino esplodenti potrebbe cambiare produzione. Sentiamo tutto da Valentina Ciarlano. La cosa pubblica non sia una partita tra squadre opposte, ma fondata sulla collaborazione. L'invito alla classe politica arriva da Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti, che già in passato ha lanciato appelli perentori verso chi è al vertice delle istituzioni. In un periodo come quello attuale, in cui si stanno delineando gli scenari in vista delle elezioni regionali d'Abruzzo, in programma nella primavera 2024, e a tal proposito sembra probabile la data del 17 marzo, il clima è già rovente, con screzi interni anche agli stessi schieramenti. L'invito è a cooperare tutti, a non vivere la politica semplicemente come contrapposizione, ma cercare di servire tutti il bene comune, ciascuno per la sua parte, maggioranza opposizione, ciascuno però con onestà, serietà e impegno, perché ne va del futuro di tutti, soprattutto dei nostri giovani, ma anche della qualità della vita di ogni persona in questa città. Padre Bruno richiama tutti alla sinergia e ribadisce anche la necessità di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro dopo la tragedia alla Sabino esplodenti di Casalbordino e la sua richiesta di convertire la produzione. È più che mai necessario che la sicurezza del lavoro sia garantita al di sopra di tutto. Mi hanno anche informato che probabilmente quell'azienda cambierà tipo di prodotto in modo da evitare simili tragedie. Me lo auguro anche per i tanti lavoratori che da una parte devono essere garantiti nel loro posto di lavoro, dall'altra non devono rischiare la vita. No alla centrale Enel Pizzone 2 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'abate di Monte Cassino, Don Antonio Luca Fallica, scrive al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto alla Camera il Movimento 5 Stelle ha depositato una interrogazione a firma della deputata Ilaria Fontana. Ci riferisce tutto Alessandro Adamo. No alla centrale Enel Pizzone nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'abate di Montecassino, Don Antonio Luca Fallica, scrive al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiamando l'enciclica della Laudato Si. Il progetto porterebbe alla realizzazione di una centrale idroelettrica nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Un impianto idroelettrico da 300 MW nei territori di Alfedena, Castel San Vincenzo, Pizzone e Montenero Valcocchiara. L'iter è momentaneamente fermo nell'attesa delle interlocuzioni che Enel avrà con i territori. L'Enel realizzerebbe due enormi cave, profonde gallerie, pozzi, cantieri e cementificherebbe aree boschive e verdi. I piani strategici per l'auspicata autonomia energetica e transizione ecologica vanno mirati a risanare il degrado e non, come in questo caso, a degradare certificati modelli di integrità. Questo è il senso della richiesta di attenzione rivolta al capo dello Stato dall'abate di Montecassino. Sulla questione interviene anche la politica. Il Movimento 5 Stelle ha depositato un'interrogazione alla Camera a firma della deputata Ilaria Fontana per fare piena luce sull'argomento. Servono fatti e azioni concrete per evitare che il lago di Castel San Vincenzo possa
possa mutare radicalmente la sua fisionomia. Abbiamo il dovere di lasciare alle future generazioni un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, non l'ennesimo deturpamento che finirebbe per dare profitto a pochi, a scapito di tutti. E da Pescara questa mattina, primo tavolo bipartisan sul futuro delle province. I parlamentari Testa, Bagnai e D'Alfonso si sono confrontati sull'iter in corso per riportare i cittadini a votare per questi enti. Al tavolo c'era anche il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, per noi Valentina Ciarlà. Province. Molte popolazioni hanno lottato in passato per istituirle perché avessero un ruolo di raccordo tra comuni e regioni, messe al bando da circa un decennio perché ritenute inutili e da abolire. La riforma del Rio di fatto le ha depotenziate nel 2014, ma la cancellazione, ipotizzata dal governo Renzi, non c'è mai stata. Nel 2016 infatti il referendum ha bocciato la proposta dell'ex premier e da allora le province sono nel limbo, contraddistinte da una sequela di elezioni di secondo livello diventate sempre più invise agli stessi amministratori. Da qualche tempo ormai c'è un'inversione di tendenza, con la volontà politica di ridare alle province la loro dignità. A Pescara grande partecipazione di sindaci al primo tavolo aperto sul tema del futuro delle province, voluto da Antonio Di Marco, presidente emerito dell'ente di Pescara. Io sono convinto che questo tavolo oggi sia utilissimo, perché questo è il primo tavolo che viene fatto a livello nazionale. Non si chiede di avere necessariamente poltrone da rivestire e da assumere come ruoli, ma semplicemente dare la risposta necessaria a un ente locale come quello delle province, che in Italia sono 78, che possa dare linfa utile alla regione e al governo. Tutti d'accordo quindi, anche il centro-sinistra che voleva eliminare le province. I parlamentari D'Alfonso, PD e Bagnai, Lega, sulla stessa linea. Dobbiamo ritrovare la capacità di funzionare delle province, perché sono enti che consentono al territorio di non essere egoista, di non essere verticale e di non coltivare interessi che poi distruggono la lettura trasversale del territorio. Le province hanno formato la classe dirigente del paese, hanno consentito la gestione idonea della viabilità e dell'edilizia scolastica. Sono all'ordine del giorno della cronaca quotidiana gli episodi così incresciosi che riguardano lo stato delle infrastrutture, lo stato del territorio in tutta una serie di competenze che sono quelle, appunto, torno a dire, dell'infrastruttura stradale, dell'edilizia scolastica, dell'ambiente, che erano provinciali e che adesso le province depotenziate non riescono più a seguire. Ed erano competenze provinciali per ben precisi motivi di razionalità. Fiducioso circa il raggiungimento del risultato, Angelo Caruso, presidente della provincia dell'Aquila. Il leader seguirà il suo corso, quindi non ci sarà una battuta d'arresto come è accaduto nelle precedenti iniziative legislative, ma sicuramente è un momento in cui si possono anche recuperare disattenzioni e soprattutto verificare esattamente quello che deve essere il ruolo nel panorama istituzionale delle province, nella filiera che hanno sempre rappresentato all'interno del perimetro regione, province e comuni. Ed ora parliamo dell'aeroporto d'Abruzzo, ne parlano l'assessore Damario e poi il sottosegretario D'Annuntis, che dicono traffico passeggeri in crescita e nuovi investimenti. Sentite. Nessuna riduzione del traffico dei passeggeri e nessun disinteresse da parte della regione, ma un impegno concreto nei confronti dello scalo aereo di Pescara che gestisce la struttura attraverso la Saga. L'assessore al turismo Daniele Damario e il sottosegretario ai trasporti Umberto D'Annuntis rispondono alle polemiche degli ultimi giorni e sottolineano che la loro giunta ha trovato un aeroporto a rischio chiusura, addirittura con l'impianto antincendio fuori norma, e lo ha portato ad aumentare i passeggeri con record che si susseguono di anno in anno. Anche per il 2023, spiegano, ci sarà record di passeggeri superando quello del 2022. La giunta regionale, afferma Damario, in sede di assestamento di bilancio ha provveduto a stanziare per quest'anno 2.200.000 euro per il piano di promozione turistica dell'aeroporto e 1.500.000 euro per le successive due annualità, fondi che verranno trasferiti direttamente alla Saga affinché possa attuare
attuare un piano di promozione unico volto al potenziamento dell'aeroporto d'Abruzzo. Insomma, la Giunta Marsilio rimarca con forza che si sta lavorando per stimolare lo sviluppo del traffico aereo, incentivando i vettori ad operare nuove rotte e potenziare quelle esistenti al fine di attuare uno sviluppo continuo dello scalo e di favorire la crescita economica della regione. La sanità abruzzese, le case di comunità, una corsa contro il tempo vinta, la ASL Lanciano Vasto Chieti può tirare il fiato sul fronte delle opere previste nell'ambito del PNRR, poiché sono state tutte aggiudicate dopo le centrali operative territoriali di Lanciano, Casoli, Chieti e San Salvo, i cui lavori con annessi case e ospedali di comunità erano stati affidati in estate. Ora è la volta delle restanti 11 case di comunità e un ultimo ospedale di comunità per un valore complessivo di 25 milioni. A Casalbordino, Castiglione, Messer Marino, Gissi, Vasto, Villa Santa Maria, Tessa, Ortona, Guardia Grele, Francavilla al Mare, San Vito e l'adeguamento sismico dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Il nostro era un obiettivo ambizioso, tiene a sottolineare il direttore generale dell'ASL Thomas Schell, che vedete in queste immagini, perché le opere sono tante, la strada per accedere al tesoretto PNRR era stretta in salita, in termini di tempi e regole da rispettare. È stato, dice Schell, un lavoro immane che ha messo sotto pressione la nostra area tecnica, che merita pertanto il massimo apprezzamento e gratitudine. La cronaca, una donna di San Severo ritenuta responsabile di vari furti presso esercizi commerciali di Termoli è stata denunciata dalla polizia del commissariato adriatico. È stato possibile risalire alla donna sottoposta tra l'altro all'epoca dei fatti alla misura cautelare dei domiciliari grazie alle immagini di videosorveglianza di un negozio preso di mira dalla malvivente. Fermato con la droga, cerca di depistare i poliziotti portandoli a casa della nonna, ma gli agenti scoprono l'escamotage e trovano l'appartamento giusto. All'interno c'era un sedicenne intento a dividere le dosi. L'episodio è avvenuto nelle scorse ore a Pescara, dove la squadra mobile ha arrestato un 19enne già noto e un 16enne incensurato, sequestrati complessivamente 88 grammi di hashish e 540 di marijuana, oltre a 3.185 euro in contanti, presumibilmente frutto della vendita delle sostanze stupefacenti. Il maggiorenne è stato tradotto in carcere, mentre il minorenne agli arresti domiciliari. Andiamo a Isernia, in via Roma, dove un settantenne molto conosciuto in città è morto dopo essere caduto da una pianta, forse a causa di un malore. Sul posto la polizia ed il 118, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ed ora andiamo a Tortoreto, la Betafans non porta al tavolo il piano industriale, anche se prospetta per la fine del 2024 la diminuzione delle ore di cassa integrazione, ma davvero con poche certezze. Ci racconta tutto Chiara Bonatti. Nuovo incontro in regione tra i sindacati, i rappresentanti Betafens e la Presidiad per fare il punto sul sito di Tortoreto e i lavoratori ancora coinvolti nella cassa integrazione. Ci si aspettava un piano industriale che non è arrivato, l'unico segnale è stato il prospetto dell'aumento dei volumi ma senza certezze, quindi l'incontro non ha convinto le sigle sindacali che attendono un'azione concreta di ripresa. Noi stavamo aspettando un piano industriale che non è arrivato, un incontro fatto di possibilità, di sé, di probabilità, di prospettive, nessuna certezza per il sito di Tortoreto. Sono state date delle notizie, insomma, anche prese favorevolmente da parte della Regione Abruzzo, però ecco, abbiamo ricordato alla Regione Abruzzo e abbiamo contestato alla società
che avrebbero dovuto presentarci un piano industriale con dei numeri da poter analizzare, documenti appunto che potessero rimanere nel tempo per poter monitorare quelle che sono state le promesse. Dicono che entro la fine del 2024 ci sarà una riduzione delle ore di cassa integrazione e quindi anche una possibile riduzione degli esuberi. Noi siamo un po' scettici. Ieri un tavolo in regione per la Betafens, possiamo definirlo un tavolo deludente? Ma un tavolo deludente perché comunque noi ci aspettavamo un piano industriale, tuttavia dei segnali positivi comunque ci sono, perché in qualche modo la produzione, almeno nei programmi che ha presentato l'azienda, c'è un aumento di volume, un aumento di volume non sufficiente a coprire tutto, ma comunque è il 30%. Ci auguriamo che la strategia nuova messa in campo possa insomma traguardare non solo il 2024, ci possa far ben sperare. Adesso come si agirà dopo questo tavolo? Dopo questo tavolo dobbiamo verificare intanto il piano industriale che ci devono mandare. Noi abbiamo chiesto che sia nel più breve tempo possibile, poi andremo in assemblea e racconteremo ai lavoratori che non si può presentare un piano industriale a voce dicendoci che poi quando arriveranno 150 tonnellate scenderà l'esubero del 30%, se arriveranno questo tonnellaggio. Quindi con i se e con i ma la storia non si fa. Poi rimane sempre lo spettro dei nuovi consigli di amministrazione, perché per quanto mi riguarda io ritengo che il Consiglio di amministrazione a breve cambierà, non potranno lasciare in mano a chi ha distrutto questa azienda la guida della stessa. Stanno giocando veramente con la pelle delle persone, se mi vengono a dire che il 30% di esubere si abbasserà se arriverà questa commessa, stiamo parlando di 9-10 persone. Ed è stato fissato per il 6 dicembre prossimo il processo in appello relativo alla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, che il 18 gennaio del 2017 fu travolto e distrutto da una valanga dove morirono 29 persone. Inizierà il 6 dicembre, come detto, davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila il processo di secondo grado relativo alla tragedia. L'udienza inizierà alle 9, l'appello è stato proposto dalla Procura di Pescara, che ha impugnato la sentenza emessa dal GUP del capoluogo adriatico relativamente a tutte le posizioni per le quali c'è stata l'assoluzione. E ieri sera a Chieti 10.000 giovani per la notte dei ricercatori, concerti, visite guidate e dimostrazioni scientifiche al campus dell'Università D'Annunzio. Sentiamo Valentina Ciarlà. Un successo pieno e oltre le aspettative. 10.000 giovani sorridenti, curiosi, hanno partecipato alla notte dei ricercatori dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara. One World, One Health, 1000 Cultures. Il mondo e la salute sono unici, ma la cultura è diversificata in mille sfumature. Questo è il tema dell'edizione 2023, conclusa da un grande evento nel campus della città teatina. Ricercatori e docenti hanno accompagnato studenti e scolaresche nella notte universitaria più lunga dell'anno. Con loro un ospite d'eccezione, Vincenzo Schettini, youtuber, docente di fisica con la passione per il violino, autore del libro La fisica che ci piace. Io sono super felice di essere qua, perché il fatto di finalmente far conoscere anche la realtà universitaria come una realtà che può essere pop, anzi che lo è tra l'altro, perché le scoperte scientifiche sono pop, bisogna saperle raccontare ed è bello che le università lo vogliano fare. Quindi ringrazio l'Università di Chieti, ringrazio tutti quelli che hanno voluto la mia presenza all'interno tra l'altro di una manifestazione enorme che avviene in tutta Europa, e questo mi emoziona particolarmente. Una notte tra dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate e musica. Emozionato e soddisfatto il rettore dell'Università D'Annunzio, Liborio Stuppia. Ci sono stati 200 eventi, il campus è pieno di ragazzi, è una cosa bellissima. L'università è soddisfattissima, abbiamo creato un ponte formidabile col territorio, ne sono felice e spero di andare avanti così anche nei prossimi anni. L'Università degli Studi del Molise, con decreto del Rettore, proroga al 16 ottobre e senza alcuna indennità di mora
la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni all'anno accademico 2023-2024. La decisione assunta si spiega in considerazione del fatto che il calendario delle prove di ammissione ai diversi corsi di studio ad accesso programmato, con le relative definizioni e pubblicazioni delle graduatorie locali e nazionali, è ancora in svolgimento. Ed ora parliamo del premio Ercole a Macchia di Isernia nell'ambito della manifestazione Macchia di Vino 14, le cantine partecipanti, 9 i vini premiati. Sentite. 50esima edizione di Macchia di Vino, caratterizzata da tante novità che hanno reso l'evento ancora più interessante. Non tutte le manifestazioni riescono ad arrivare a questo traguardo così importante, e noi siamo riusciti, e quest'anno abbiamo preparato degli eventi molto, molto importanti, tra cui abbiamo appunto la premiazione del premio Ercole, che è un concorso enologico nato nel 2019 con autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura, per cercare di premiare le cantine molisane, insomma, che producono le DOC. Tra le novità del 2023, la seconda edizione del premio Ercole, nato nel 2019 per esaltare la Tintilia prodotta dalle cantine molisane premiate con una statuetta raffigurante un Ercole sannita. 14 le cantine partecipanti, 9 i vini che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento del concorso enologico Tintilia in tutte le salse, ma non solo, anche a Aglianico, Falanghina e Trebbiano. Abbiamo un ottimo Aglianico, si lavora bene il Trebbiano, quindi diciamo che ci sono altri vitigni oltre la Tintilia che possono permetterci di presentarci all'esterno in modo positivo. Tutti i vini hanno superato il punteggio di 80 e saranno pubblicati sul sito ufficiale Premio Ercole nella sezione Albo d'Oro 2023. Le degustazioni si sono svolte il 24 giugno con il lavoro di un'apposita commissione composta da esperti di fuori regione. Presente all'evento ieri, tra gli altri, David Gangi, CEO di Vinoway Italia. Il Molise appunto si rappresenta benissimo, ormai appunto conosciutissima per la sua appunto Tintilia, e non solo, sta facendo veramente delle belle attività di promozione, e questo ne va a vantaggio appunto non soltanto per il territorio della regione, ma senz'altro anche per la produzione enoica e vitivinicola del vostro territorio. E ritorna la manifestazione Nonno Ascoltami domani a Campobasso e Termoli, giornata di prevenzione e cura dell'udito. In Molise il 12% della popolazione ha problemi in tal senso. Sentiamo tutto da Alessandro Adamo. Torna la manifestazione simbolo dello screening uditivo Nonno Ascoltami, varata dall'Associazione Udito Italia Onlus. Domenica in Piazza Monumento a Termoli e a Campobasso la 14esima edizione della fermata manifestazione che porta i medici in piazza per le famiglie intere. Nonno Ascoltami torna in Molise ancora una volta dopo 14 anni, una manifestazione ormai affermata che porta i medici in piazza per incontrare i nonni e i nipoti, le famiglie intere, per quella che è una vera e propria festa dell'udito. Proprio in questa occasione noi vogliamo sensibilizzare, informare, dare dei consigli ai tanti cittadini che hanno bisogno di scoprire qualcosa di più su questo senso troppo spesso trascurato. Trascurare i problemi di udito significa rischiare l'isolamento, rischiare di rimanere indietro rispetto alla società, e questo non possiamo permettercelo, soprattutto in età infantile, ma anche per i nostri cari nonni. Se non gli diamo la possibilità di essere autonomi, rischiamo che rimangano soli, e questo oggi sarebbe un danno enorme. Curarsi per non isolarsi. Noi ritroviamo anno per anno anche le stesse persone che tornano per fare i controlli, per confrontarsi con quelli dell'anno precedente, ma ovviamente la notizia passa di bocca in bocca, quindi diciamo il numero delle persone aumenta sempre di più. Questo ci fa piacere perché vuol dire che è un'iniziativa che
ha un seguito, la gente la ritiene importante, come la riteniamo importante noi e tutti i nostri promotori. In Molise il 12% delle persone soffre di problemi di udito. Sicuramente sì, subito abbiamo accettato molto volentieri di accoglierli oggi e di accoglierli in piazza. È un'iniziativa molto importante, sensibilizzare i cittadini, specialmente quelli che hanno una certa età, intorno ai 60-65 anni è il target che potrebbe avere questo tipo di problema. Utilizziamo la consolidata formula di avvicinare la sanità ai cittadini in una maniera semplice. Un giorno di festa, la piazza si trasforma in un ospedale da campo con medici specialisti, volontari, professionisti sanitari, la Croce Rossa che ci dà un supporto fondamentale. Quindi i cittadini incontrano la sanità in un momento, in un modo diverso. Quasi in un momento di festa è possibile effettuare dei controlli dell'udito, ma non solo, avere anche preziosi consigli su come mantenere l'udito in buona salute. Una festa soprattutto per tutta la famiglia. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Ora vediamo che tempo farà domani sull'Abruzzo e in Molise. Previsioni del tempo per domenica 1 ottobre. In Abruzzo tempo stabile da solato ovunque, venti deboli, mare mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: L'Aquila 12 la minima, 25 la massima, Pescara 19-25, Chieti 12-24, Teramo 12-23 gradi. In Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile da solato ovunque, venti moderati, mare mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: Campobasso 12 la minima, 23 la massima, Isernia 14-26, Termoli 20-24, Venafro 15-31 gradi. È tutto con questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sui social, sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram. Ora linea alla regia consigli per gli acquisti, tra pochissimo un'ampia pagina sportiva, restate con noi. Lo sport, il calcio di Lega Pro, parliamo del Pescara. Questa mattina il tecnico Zeman ha incontrato i giornalisti, ha detto servono continuità e velocità per battere il Gubbio, atteso lunedì sera, fischio d'inizio alle 20:30 all'Adriatico. Sentite. A poche ore dal fischio d'inizio di Pescara-Gubbio, squadre in campo lunedì sera, alle 20:30 il tecnico degli abruzzesi Zeman incontra la stampa e va subito dritto al sodo annunciando le assenze di Pellacani e Franchini ai box per infortunio e non ancora pronti. Sono loro due che hanno dei problemi ancora, il resto del gruppo sta a posto. Occhio al Gubbio, che segna poco ma subisce pochissimo, ancora imbattuto, allenato dalla vecchia volpe quale Piero Braglia, squadra camaleontica che, ha detto Zeman, cambia spesso modulo e crea confusione agli avversari. Sull'avversario, per me è avversario difficile da prendere, nel senso, a parte che hanno giocato ogni partita con modulo diverso e già quello ci crea confusione. Poi noi dobbiamo cercare il nostro di problemi, attualmente a parte quei due non ce ne stanno e quindi stanno tutti a disposizione. È normale che Gubbio, è vero che ha fatto pochi gol, anche se ho visto una partita che hanno tirato più di 20 volte in porta, e penso come vi spesero. E dall'altra parte prendono pochi gol, quindi noi speriamo di riuscire a far gol e non prendere. La formazione l'ha decisa ma non la dice, fa pretattica Zeman, che avrà un mese di ottobre super impegnativo tra campionato, coppa e partite delle nazionali. Inevitabile il turnover, l'unica ricetta per avere sempre in campo una formazione che faccia della continuità e della velocità le armi irrinunciabili per arrivare al gol. A parte che ora ci aspetta un mese, noi facciamo 8 partite, quindi
dovrò cambiare ogni partita qualche cosa, perché non si riescono a fare ogni tre giorni tutta la stessa squadra. In più abbiamo tre nazionali convocati, quindi salteranno la partita con Pinetto. E resta niente, noi come gioco dobbiamo essere più continui, più veloci in impostazione. Poi se facciamo qualche gol su occasioni nette è meglio, lì è solo concentrazione. E siamo alla Serie D, vediamo il programma completo della quarta giornata con i match in programma tutti domani. Campobasso L'Aquila, Chieti, Vigor, Senigallia, FC Matese, Atletico Ascoli, Real Monterotondo, Forse Impronese, San Nicolò Notaresco, Tivoli, San Benedettese, Fano, Termoli, Roma City, Riccione, Sora e Vasto Girardi, Avezzano. E c'è grande attesa a Campobasso per il big match di domani tra la formazione molisana e l'Aquila. Il tecnico Mosconi spera di recuperare Ricamato, Abonchelé e Corvino al campo. All'Avicor Stadium ci saranno 2500 spettatori, sentite. Staffetta Bonchelé, Ricamato e Corvino a gara in corso, anche se la speranza è quella di vederlo in campo dal primo minuto. Sono le ultime novità che giungono dal quartier generale del Campobasso in vista della super sfida contro la blasonata L'Aquila, attesa domani all'Avicor Stadium. Fin qui 4 distorsioni alla caviglia, non siamo particolarmente fortunati. Il disappunto del direttore sportivo Pino De Filippis, che come tutti i sabati si concede a Teleregione. Abonchelé, Ricamato e Corvino sono guariti ma reduci da un periodo di inattività. Stringeranno i denti e daranno il loro contributo alla causa, aggiunge il DS. E se il lupo sarà rimaneggiato o comunque con alcuni elementi centrali non al top, la formazione abruzzese invece sarà al completo con mister Epifani che potrà contare sull'11 titolare. L'Aquila è stata costruita per vincere il campionato, ha un budget molto importante, spiega De Filippis. Sarà una gara molto difficile contro il Chieti, hanno perso ingiustamente, mentre domenica scorsa credo siano incappati nella classica giornata storta che può capitare in un torneo così lungo e dispendioso. Previsto il pubblico delle grandi occasioni, la prevendita è andata a gonfie vele, quasi 2.000 italiani venduti e non meno di 2.500 persone sugli spalti. Basso L'Aquila sarà diretta da Silvio Torregiani della sezione di Civitavecchia. Ed entrambe in casa ed entrambe animate da intento di riscatto, le altre due molisane del girone F hanno ben chiari gli obiettivi in vista della prima domenica di ottobre. Vincenzo Ciccone ci racconta il prepartita di Termoli e Vasto Girardi. Iniziare ottobre al meglio e mettere da parte il disappunto per gli stop patiti a Fossombrone, il Vasto Girardi, e Tivoli, il Termoli. Le altre due sorelle molisane del girone F e la Serie D non hanno altri obiettivi in vista di quella che sarà la quarta giornata di campionato. Sia Alto Molisani che Riveraschi giocheranno tra le mura amiche. Al ditella arriverà l'Avezzano, che è tra le 5 formazioni ancora imbattute in campionato. Per il tecnico Bifini, nella circostanza, ci potrebbe essere anche l'esordio dell'ultimo innesto, il giovane trequartista Cesaroni. A dirigere la contesa sarà il barese Riccardo Tropiano, con assistenti Giuseppe Rizzi da Barletta ed Alessandro Laurieri da Matera. Al Cannarsa, invece, dal canto suo, il Termoli proverà ad avere la meglio su Roma City, che dopo il roboante successo dell'esordio ha perso le due gare successive. Mister Martino, nel complesso, ha un po' tutti gli effettivi a propria disposizione. A dirigere il match in riva all'Adriatico, Gabriele Iurino di Venosa, con assistenti Laura Gasparini di Macerata e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto. Siamo al basket, prima uscita in campionato, domani con palla 2 alle 16.15 per la Molisana Magnolia Campobasso per l'opening day della 1 femminile. Le rossoblù sul parquet del Pala Romare di Schio andranno ad affrontare la Dinamo Sassari tra le annunciate protagoniste del massimo torneo cestistico nazionale in rosa. Coach Sabatelli ha tutte le proprie giocatrici a disposizione, sull'altro fronte spazio anche per una ex come Anna Togliani.
E a proposito di basket e di Magnolia, ascoltiamo le sensazioni di Rossella Ferro al microfono di Francesco Presutti. Rossella, bella serata, tanta gente, tante emozioni, settimo anno. Sì, siamo felici oggi di celebrare l'inizio di una nuova stagione, questo è il settimo anno, abbiamo fatto 3 anni in A2 e questo ci apprestiamo a cominciare il quarto anno in A1. Quindi siamo molto felici e come sempre abbiamo voluto condividere un po' questa gioia con i nostri tifosi, con le istituzioni, con gli sponsor che sempre ci accompagnano, presentando il nuovo roster. È stato ricordato anche il fiore all'occhiello della passata stagione, lo scudetto a Pordenone. Sì, per noi questo era un momento, avevamo intenzione ovviamente di celebrarlo in maniera importante perché la competizione si è svolta a Pordenone, quindi chiaramente sì, abbiamo riportato la notizia, però volevamo che riprodurre un po' quelle stesse emozioni. Devo dire che complice il sax di Francesco Di Pietro, le ragazze nuovamente hanno rinverdito quell'entusiasmo, il dirigente Mauro Moffa commosso, devo dire che siamo riusciti a trasmettere la gioia di un risultato, non dico epico, ma comunque storico per il Molise. Si parte a Schio con l'opening day contro Sassari e poi ci sarà la prima in casa per l'esordio qui alla Molisana Arena. Sì, il campionato è un campionato molto competitivo, quindi insomma, noi cercheremo di essere sempre all'altezza e di muoverci nelle posizioni chiaramente dei play-off, cosa comunque non facile. Abbiamo un inizio di campionato in salita. E purtroppo quindi abbiamo una successione di gare con il club importanti, quindi dobbiamo essere pronti psicologicamente anche eventualmente ad assorbire delle sconfitte o comunque a gareggiare sapendo di non aver nulla da perdere. E cominciamo con Sassari e poi avremo la prima in casa all'8 con la squadra nuova, quindi la new entry che è Roma. E aspettiamo tanto pubblico perché penso che possa essere veramente rappresentare il sesto uomo in campo. Basket maschile prima di campionato anche per la New Fortitudo Isernia, i Pentri domani pomeriggio con palla 2 alle 18 andranno a sfidare il Mondragone per quello che sarà il loro esordio in B interregionale. Per coach Forgione tutto il gruppo a disposizione con la sola eccezione di Raicevic. Ed ora parliamo di podismo perché è tutto pronto per la 19ª edizione della Corrisernia. Domani pomeriggio l'area della stazione del capoluogo Pentro ospiterà la kermesse curata dalla Nuova Atletica Isernia che partirà alle 16 con l'evento sui 9 chilometri, proseguendo poi alle 17.30 con il Corriscuola, prologo alle due competizioni di punta della kermesse, il Miglio delle Donne, patrocinato dalla Polizia di Stato, e l'Americana Kermesse, previste rispettivamente alle 18.30 e alle 19.10. Torniamo al calcio con il quadro completo della sesta giornata del torneo di eccellenza abruzzese, tutte le gare domani pomeriggio con fischio d'inizio alle 15, Capistrello Casalbordino, Castelnuovo San Buceto, Cupello Folgore Delfino, Fossacesi Acilano, Monte Silvano Sant'Egidiese, Renato Curi Torrese, Spoltore Ponte Vomano, Teramo Giulianova, Vastese Sulmona. Ed ora invece ci occupiamo di pallavolo con Montemurro, con coach Montemurro che è pronto alla nuova sfida a Campobasso, l'ha intervistato Francesco Presutti. Bella questa presentazione, Energy Time, nuova pallavolo, insomma ci sono tanti progetti, che stagione prevedi? Ma una stagione colma di pallavolo. Anche perché in effetti Campobasso si mastica pallavolo tutti i giorni, poi con Raffaele Lucia non poteva essere che così, insomma. Si prevede una stagione impegnativa, insomma
e anche con qualche innovazione vedremo un pochettino di portare qualche cosa di bello, magari riusciamo a fare anche qualcosa di buono più che altro, di far divertire un po' il pubblico, vediamo, insomma, le idee ce le abbiamo, i presupposti ci sono, vediamo un pochettino quello che riusciamo a costruire. Diceva Mariano, ci aspetta un campionato impegnativo a noi, alla femminile, ma stiamo vivendo un bel momento. Io aggiungo, parlando di volley a livello globale, peccato la sconfitta con la Polonia, poteva essere la ciliegina sulla torta. Beh, queste sono torte che non ci appartengono in un certo senso, noi la guardiamo in televisione e sono sicuramente delle realtà importanti. È chiaro che a livello di nazionali dispiace aver perso una finale in quel modo, però ci sta, insomma, Polonia ha meritato con la sua battuta, con la sua carica agonistica che ha messo in campo. La nostra stagione sarà, ripeto, impegnativa, sarà di sicuro ci vedrà protagonisti in qualche modo, questo ve lo garantisco. E chiaramente non siamo da soli, perché non, insomma, sia loro che noi, insomma, abbiamo sicuramente degli appuntamenti importanti da dover superare. Un'ultima considerazione: in un momento di crisi come questo particolare è importante l'unione, non a caso si dice l'unione fa la forza, no? E lo dicevo da un decennio io, anzi, già quando un po' di anni fa pensai di poter fare qualcosa con Campobasso, ma con Raffaele, con Lucia, perché mi rendevo conto che avevano quella marcia in più, avevano quella sensazione, quella sensibilità nel poter portare avanti un discorso di pallavolo, che purtroppo in alcuni modi o in alcuni momenti Isernia non ha avuto, insomma, è rimasto un pochettino bloccata nei suoi discorsi e nelle sue faccende. Invece Campobasso ha avuto sempre questa bella impronta di portare avanti un discorso importante per un aspetto più nazionale. Chiudiamo con il futsal, nulla da fare per il circolo La Nebbia Cus Molise all'esordio nel girone B di Serie 2 Elite di futsal. Appunto, i rossoblù cedono 4-1 in Calabria alla polisportiva Futura. Questi gli highlights del match. Fischio d'inizio, parte il Molise, la pioggia. Onorio sulla linea laterale, cerca di superare Triglia, bello il tiro di Sibilini che per un attimo... Sibilini viene fermato, Onorio rinviene, cerca il tiro e la palla viene deviata in calcio d'angolo da Boca. Dentro l'area invece Fisetta e Minella, bello il tiro di Minella, il gol! Tiro al volo di Minella, splendido, ed è 1-0 per la Futura. Di minuti fa, siamo a 5 minuti circa, 4 minuti e mezzo dall'inizio del primo tempo. Ecco il tiro di Sibilini e ancora il gol di Minella. Piles cerca ovviamente un varco nella difesa della Futura, pronto il tiro ma altrettanto pronta la risposta di Parisi. Un batte ribatte in area e la palla finisce a Mazzaglia. Mazzaglia cerca di andare prontamente, bello il tiro al volo di Denisco Pannuti. Triangola con Minella, splendida l'azione di Pannuti, il tiro di Pannuti che finisce di un soffio fuori lo schema. Lascia avvicinare i compagni, il tiro di Modafferi che letteralmente solo spreca un'altra occasione. Da Onorio, Onorio cerca di portare il giocatore avversario sulla linea laterale. Onorio, Pisetta che ancora una volta sbaglia clamorosamente. È stato lui per ultimo e quindi in questo caso la palla è al Molise. Stesso gioco, tuttavia il Molise perde palla. Ecco Sibilini, subito in contropiede. Bello il gioco di Sibilini, il tiro e la palla termina di poco fuori. E alla prossima protesta decreterà l'ammonizione. Ecco intanto il tiro di Dirisio, bello al volo Dirisio, ma tuttavia la palla viene toccata di testa dal giocatore avversario. Sibilini in posizione di pivot, bello lo scambio con Onorio. Onorio cerca di avanzare al centro ed è ancora il gol di Simone Minella, 3-0. Splendido, è una tripletta. Sibilini cerca di avanzare, prova la soluzione personale. Ora Falcone, Sibilini, Pisetta e Onorio. L'appoggio su Pisetta. Sibilini supera in contrasto in questo caso Turek. Pisetta, comunque veloci gli scambi tra i calciatori della Futura, anche se adesso non molto precisi. Sibilini, spalle alla porta, cerca un compagno, prova a tirare. Intanto il tiro battuto, Minella, Onorio, splendido il servizio, Onorio! E la palla viene ribattuta da Turek sulla linea, un miracolo. Onorio va a battere il corner, il tiro di Mallimaci e sull'esterno della rete. In questo caso Triglia, bello lo stop di Triglia, cerca di ripartire, Turek al volo, palla ancora Pisetta.
Sividini, Sividini cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, Pannuti, eccolo, e la palla finisce purtroppo sull'esterno della rete. Ancora Pisetta, prova lo schema per sfondare la difesa, eccolo il tiro, 4-0! 4-0, splendido gol di Modaferi in azione tamboreggiante. Falcone, ma viene anticipato da Chiles. La palla viene ripresa molto bene da Minella. Ecco che si vola Mallimaci, Falcone non chiude per creare superiorità numerica. Chiles cerca il tiro ed è il gol. Ed è un bel gol sicuramente. Il Molise, Modaferi non ci arriva. Terminata! Bene, tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.